E allora è chiaro che cambiano le cose. Tutto ha il grande cappello Partito Comunista, ma questa è la realtà. E c'è una lotta, lo sapete, c'è una lotta furiosa, il partito cerca in mille occasioni, anche con Stalin, di fare la lotta contro la burocratizzazione, contro i gruppi che si approfittano, che mangiano, diciamo contro le mafie. Ma non passi. Non passi per una ragione di fondo, che tu puoi passare se operi un grande, formidabile balzo tecnologico in avanti. Perché ovviamente la nuova disponibilità di strumenti tecnologici in una situazione di mancanza della proprietà privata, di proprietà sociale, eccetera, incentiva l'attività delle masse, l'uso collettivo delle cose. Siccome contemporaneamente il potere sovietico ha fatto un lavoro enorme di elevamento culturale, crei le possibilità per una gestione effettivamente democratica, ma non lo puoi fare, perché devi costruire i carri armati, perché gli imperialisti, con la complicità della Chiesa, voi ricordate quando venne fuori la faccenda di Gladio, non fecero finta di scoprire Gladio, una delle cose che fecero finta di scoprire fu questa, per esempio, che in Polonia le parrocchie erano deposito anche di armi per i gruppi controrivoluzionari, per esempio. In una situazione del genere è chiaro che il processo di sviluppo non va avanti e tutto subisce una torsione in senso autoritario e burocratico anche a livello teorico, cioè della concezione del marxismo. Questo mi serve per arrivare a dire una cosa. È chiaro che se il partito, come dice Lenin, ha quella funzione di organizzatore anche nel senso del cambiamento della coscienza del proletariato, portandola dal livello ideologico al livello della coscienza critica, e se è vero che tutto questo è radicalmente antidogmatico, perché deve sapere che il marxismo stesso deve modificare la propria forma in relazione a cambiamenti importanti, allora voi capite che il tema interpretazione del marxismo diventa un tema centrale. Di nuovo, quando uno dice interpretazione del marxismo può essere equivocato, uno si immagina, no? Le persone si mettono a discutere che vuol dire questa parola, vuol dire questa, vuol dire quell'altra, cioè, che è un'attività fondamentale, perché perché una cosa è, compagni, noi dobbiamo dire con molta franchezza, Lenin e Marx sono tra gli autori meno letti. Sarebbe molto bello se si passasse un po' di tempo a leggerli, a capire che dicono. Voi lo sapete, sempre la televisione, qualche tempo fa un direttore, non mi ricordo di quale rete, denunciava i crimini operati da Lenin negli anni 30, lui è morto negli anni 20, come è noto, insomma, no? Ora, io non lo so bene, però, se noi facessimo un'inchiesta tra i compagni, che risultati ci sarebbero con queste cose, Ma, comunque, l'interpretazione del marxismo è qualcosa di molto più di fondo. Perché? Perché in realtà che vuol dire interpretare il marxismo? Vuol dire mettere il marxismo, l'opera di Marx, di Engels, di Lenin, a confronto con la problematica che noi viviamo. Chiaro? Quindi aiutarci con l'opera loro per capirla meglio, ma contemporaneamente sulla base dei nostri problemi porre domande a loro e vedere se rispondono. Allora, nell'interpretare, in realtà, badate, non si interpreta solo il testo di Marx, ma si interpreta la realtà contemporanea. Io devo avere chiaro che problema ho per poter andare a interrogare Marx. Allora vedete che l'interpretazione del marxismo implica di nuovo un soggetto collettivo, perché è ovvio che non è un'operazione che può fare un singolo, ogni singolo vabbè dà il suo contributo, ma un soggetto collettivo, il partito, che deve avere questa doppia agilità, questo continuo ancoraggio alla
conoscenza della realtà presente nei livelli di fondo, non di superficie. Voi avete visto che Beltroni sa tutto dei film, dei fumetti, no? È giusto, lui deve sapere tutto dei film e dei fumetti, no? Casomai di fisica no, però di film e di fumetti lui deve sapere tutto, è chiaro, questa è la vecchia merda. Il Partito Comunista è un'altra cosa, da un lato, e dall'altro lato deve conoscerlo il marxismo. Perché allora si scopre che Marx non ha finito nessun lavoro, che Marx non ha mai terminato un lavoro, ha avviato una ricerca. Appunto, marxismo dogmatico è una contraddizione nei termini, leninismo dogmatico è una contraddizione nei termini, perché si tratta di spinte forti verso la ricerca in un certo modo che vengono date da Marx e da Engels, ma sono spinte verso la ricerca. E allora ci vuole un partito, voi capite bene che il partito diventa una cosa estremamente importante, perché è il luogo in cui le competenze di ogni singolo, no, si confronta con le competenze degli altri e insieme si arriva. E però bisogna sapere che appunto c'è una barbarie promossa dalla società moderna. Io non voglio scendere in provocazioni, però io inviterei a riflettere bene.